al suono delle chiarine che rimbomba nelle austere antiche pareti della Basilica di San Domenico, il signor sindaco di Siena, l'avvocato Luigi De Mossi, ha rinnovato l'antico rito di omaggio alla santa nella maggiore delle sue reliquie conservate nella nostra città. Santa Caterina, come ben sapete, morì a Roma il 29 aprile del 1380 ed esattamente oggi, il 2 di maggio, gli rese omaggio la città di Roma con solenni funerali nella Basilica Domenicana di Santa Maria sopra Minerva, nel centro storico, ancora oggi sede della comunità domenicana. Lì fu sepolta e pochi anni dopo parte delle sue reliquie, nella fattispecie la testa, la sacra testa, fu portata a Siena e conservata nella Basilica di San Domenico, in quella bellissima cappella, tutt'oggi affrescata con le meravigliose raffigurazioni del Sodoma, uno dei maggiori autori del Rinascimento senese. Adesso le autorità cittadine stanno prendendo posto, ecco ancora le chiarine. Le chiarine rendono omaggio all'altare, annunciano appunto l'arrivo dell'abaro della città, la balzana, e l'abaro del magistrato delle contrade all'altare, prendono posto le autorità, mentre il cardinale arcivescovo insieme ai concelebranti si stanno parando per la messa. La Santa Messa sarà la messa della liturgia, la liturgia della messa del giorno, della quinta domenica di Pasqua, che avrà come tema teologico, biblico, principale l'immagine che il Cristo Signore pronuncia attraverso la pagina del Vangelo di Giovanni al capitolo 15, dove dice: io sono la vite, voi tralci, chi rimane in me porta molto frutto. È il tema teologico di questa quinta domenica di Pasqua, un tema teologico che sarà innestato nella spiritualità cateriniana dall'omelia dell'arcivescovo, un tema teologico che ha enorme pertinenza con la spiritualità di Santa Caterina, perché spesso Santa Caterina nei suoi scritti, nelle sue orazioni, nelle sue visioni mistiche rende omaggio a questa immagine della vite, dei tralci, del vino come frutto della vite, immagine proprio del frutto spirituale, l'ebbrezza dello spirito come frutto spirituale della comunione col Cristo, che è la vera vite, i tralci siamo noi, è la Chiesa che nasce dal costato del Cristo trafitto come tralcio di vite che sgorga come un cordone ombelicale dal tronco del Cristo Signore risorto, morto e risorto per la nostra salvezza, un'immagine che è stata splendidamente rappresentata da Nicola Pisano nel nostro antico ambone della cattedrale che risale al 1266, dove proprio una delle cuspidi del balcone, della balconata dell'ambone, rappresenta il Cristo col costato ferito, dal cui costato, come da un grembo materno, nasce un tralcio di vite. Le volute di questa vite si avvolgono intorno a dei personaggi che rappresentano la società del tempo del XIII secolo. Ci sono i nobili, ci sono il clero, ci sono i laici, c'è il popolo e la Chiesa che nasce appunto dal costato di Cristo e rimane fedele alla sua missione nella misura in cui rimane, questo verbo tutto particolare anche nella teologia biblica giovannea dell'Evangelo di Giovanni, mane in rimanere, nella misura in cui appunto l'uomo rimane radicato in Cristo, c'è la possibilità, c'è la realtà della comunione in Lui e quindi di ricevere da Lui la vita, che per noi fondamentalmente significa anche e soprattutto fede, carità e speranza nell'affrontare anche quelle che sono le difficoltà della vita di tutti i giorni, la consolazione di non essere soli. Splendide anche le parole del Salmo responsoriale della liturgia di oggi, il Salmo 21, che conclude con questa affermazione: ma io vivrò per Lui. Bellissima la visione del salmista, che consapevole di questo rapporto di figliolanza e di fraternità con Dio arriva a pronunciare queste parole così estreme d'amore: io vivrò per Lui. Chissà se la Chiesa del nostro tempo, la nostra Chiesa di Siena, Chiesa erede della grande spiritualità di Santa Caterina,
potrà dire la stessa cosa delle parole di questo salmista: io vivrò per lui. Caterina ha avuto la possibilità di vivere questa realtà. Caterina è stata forse uno dei rappresentanti più emblematici della fantasia di Dio nei suoi doni spirituali. In una Siena del XIV secolo, che era ben diversa dalla Siena di oggi, noi ne siamo gli eredi non solo culturali, ma anche di questa grande spiritualità. Sarebbe bello davvero se ancora oggi la nostra Chiesa, come sposa di Cristo, potesse dire: io vivrò per lui. Sicuramente una certezza ce l'abbiamo, che il Cristo vive per noi. Se noi non riusciamo a vivere per lui, il Cristo vive per noi. Questi sono i temi biblici che ci dona il Vangelo di Giovanni al capitolo 15, che verrà pronunciato appunto in questa solenne celebrazione, in occasione delle celebrazioni cateriniane, delle feste cateriniane. Celebrazione che si tiene, vi ripeto, in questo 2 maggio, domenica quinta di Pasqua, che è anche l'anniversario delle solenni esequie di Santa Caterina tenutesi il 2 maggio del 1380 nella Basilica di Santa Maria Sopra Minerva a Roma, dove ella fu sepolta e dove ancora oggi possiamo venerare le sue spoglie mortali sotto l'altar maggiore, eccetto, come ben sapete, la Sacra Testa, che è stata portata poi pochi anni dopo qui a Siena e conservata nella Basilica di San Domenico insieme ad altre insigni reliquie, come per esempio la reliquia del dito di Santa Caterina, che verrà utilizzata al termine della celebrazione per benedire, come tradizione vuole, per benedire la città, l'Italia e l'Europa, di cui Santa Caterina è patrona d'Italia ed Europa. Questo gesto semplice, l'arcivescovo uscirà sul sagrato della Basilica di San Domenico e da lì impartirà la benedizione con la sacra reliquia. Questo moltiplicarsi, questo spezzettarsi delle reliquie dei santi ha un che quasi di macabro alla nostra sensibilità contemporanea degli uomini del nostro tempo, ma dobbiamo prima di tutto metterci nella cultura di quella che era la cristianità e l'umanità del XIV secolo. Ma non è solo una questione di distanza culturale questo culto nei confronti delle reliquie dei resti umani dei santi, è anche una differenza di sensibilità non solo storica, dicevo appunto, ma anche culturale, perché pregare davanti a una reliquia per noi oggi sembra quasi accostarsi in maniera macabra ai resti umani di una persona che non esiste più. Per l'epoca in cui il contatto, la frequenza anche col mistero della morte era molto molto più praticata, molto più quotidiana rispetto a quella che è la nostra esperienza, era semplicemente manifestare la gratitudine a Dio in quello che rimaneva di mortale di un santo, ma nella cui vita appunto si era manifestata la Pasqua del Cristo. I nostri padri nelle reliquie dei santi non veneravano tanto un feticcio, un portafortuna, ma veneravano quella Pasqua del Cristo che si era manifestata nella vita mortale e carnale di quel santo, di cui se ne vedeva anche senza scandalo la corruzione del corpo, perché comunque sia anche i corpi dei santi attendono la risurrezione come tutti i corpi mortali, quindi non era una questione di insensibilità o di sensibilità macabra davanti al segno delle reliquie dei santi. Era un differente accostarsi proprio anche al mistero della fede attraverso il culto delle reliquie dei santi, e per una città come Siena avere le reliquie, le più insigni reliquie di una santa, sua figlia, sua concittadina, non era solo una questione di orgoglio politico, ma era come un mantenere un legame stretto, forte, non solo spirituale ma carnale. Di questo l'uomo medievale aveva bisogno, era un uomo che sentiva profondamente anche il mistero del simbolo e quindi anche di una carnalità, di un contatto umano con il mistero del santo, della santità, del Cristo, Signore, che si era manifestato nella vita di questi santi. E quindi avere le reliquie di Santa Caterina per la nostra città era come poterne mantenere viva non solo la memoria, ma anche un contatto, veramente come quel cordone ombelicale al quale facevamo riferimento prima, commentando l'immagine del Vangelo di Giovanni 15, io sono la vite, voi i tralci. Le autorità maggiori si sono accomodate sul presbiterio insieme
alle rappresentanze delle associazioni che quest'anno sono state le associazioni di volontariato protagoniste anche del gesto di offerta dell'olio per la lampada votiva. Ogni anno questo gesto veniva compiuto da un comune del territorio dell'Arcidiocesi di Siena. Quest'anno, in via del tutto eccezionale, è stato chiesto di compiere questo gesto alle associazioni di volontariato del territorio che si sono prodigate per combattere l'epidemia del coronavirus. Un gesto quindi anche non solo di riconoscenza nei confronti di chi si è prodigato in maniera così grande, così forte, per l'incolumità e la nostra salvezza, la nostra pubblica sicurezza, ma anche un gesto di riconoscenza nei confronti di queste persone, un gesto anche di affidamento all'intercessione di Santa Caterina, che è stata spesso sollecita anche proprio nei confronti dei malati, del mondo della malattia e della sofferenza, un gesto di affidamento della nostra città, del nostro territorio, ma possiamo dire dell'Italia, dell'Europa intera, di cui Santa Caterina è patrona, di affidamento a lei e alla sua intercessione perché possa aiutarci ad uscire da questo momento buio. Ecco, inizia la Santa Messa, fanno ingresso i ministri dell'altare, Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo di Siena, che concelebrerà la Santa Messa insieme alla comunità domenicana e altri sacerdoti concelebranti. Anima la liturgia il coro della cattedrale Guido Saracini, che intona il canto d'ingresso. I ministri dell'altare fanno il loro ingresso, vedete ai lati dell'altare, oltre ai lavari istituzionali della Balzana, lo stemma di Siena appunto, e il lavaro del magistrato delle contrade, ci sono anche i paggi maggiori di due contrade su 17, sono le contrade, la nobil contrada dell'Oca e la contrada del Drago, a destra dell'altare, sono le due contrade che hanno come patrona Santa Caterina. Santa Caterina nacque in Fontebranda, quindi nel territorio della contrada, della nobil contrada dell'Oca, dove ancora oggi sorge il suo santuario in suo onore, mentre la contrada del Drago è la contrada nel cui territorio sorge appunto la Basilica di San Domenico, dove sono conservate le reliquie della Santa. Le due contrade, Oca e Drago, hanno come patrona Santa Caterina. Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo incensa all'altare, l'antifona d'ingresso della celebrazione di oggi, ripresa dal Salmo 97, così recita: cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie agli occhi delle genti, ha rivelato la sua giustizia. Alleluia.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, nella quinta domenica di Pasqua, nel ricordo vivo di Santa Caterina, chiediamo perdono a Dio dei nostri peccati e accogliamo fiduciosi la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico con la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, omne voluntatis, laudamus te, benedictibus usque, adoramus te, glorificamus te, gratia.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel battesimo, col tuo paterno aiuto portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vengono ora proclamate le letture della quinta domenica di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli al capitolo 9. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come, in Damasco, aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo responsoriale dal Salmo 21. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli, i poveri mangeranno e saranno saziati. Loderanno il Signore quanti lo cercano, il vostro cuore viva per sempre. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra, davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. A lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polvere.
ma io vivrò per lui, il tuo servirà la mia discendenza, si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunceranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno: ecco l'opera del Signore. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea. La seconda lettura è dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo al capitolo terzo. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni con gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio. Col canto dell'Alleluia si introduce la proclamazione del Santo Vangelo, la parola del Signore, tratto appunto oggi dal capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Rimanete in me, io in voi, dice il Signore, chi rimane in me porta molto frutto. Questo è il versetto all'Alleluia che introduce la proclamazione del Vangelo di oggi, quinta domenica di Pasqua. Il diacono ha ricevuto la benedizione da parte dell'arcivescovo, come è consuetudine nel rito liturgico della Santa Messa, e ora annuncia il Santo Vangelo. Giovanni 15. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me porta molto frutto. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Io
sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il diacono porta il libro dei Santi Vangeli per l'omaggio da parte dell'arcivescovo, il quale ora si accinge a tenere l'omelia, la sua prima omelia come arcivescovo di Siena in occasione di questa solenne celebrazione delle feste cateriniane. Ricordiamo che non è consuetudine che l'arcivescovo di Siena presieda questa messa, lo fa in via del tutto eccezionale quest'anno, essendo egli stesso cardinale, il nostro arcivescovo Augusto Paolo. Per prima cosa un carissimo saluto a tutti quanti voi, a tutta la comunità cittadina e diocesana, a chi è presente qui in Basilica, a chi ci segue attraverso il mezzo televisivo da casa, sia vicino e sia da lontano. Stiamo vivendo questa bellissima esperienza della festa di Santa Caterina, come è tradizione in questa città, in questa diocesi, spostata alla domenica successiva alla sua festa liturgica, cioè giovedì scorso, il 29 aprile, giorno nel quale abbiamo iniziato a incontrarci nei modi possibili, secondo le condizioni, in base a quello che era possibile, e per celebrare, per metterci davanti a Santa Caterina come un punto di riferimento. E ovviamente saluto tutte le autorità presenti, il signor prefetto, il sindaco, il presidente della provincia, il questore, tutte le autorità civili e militari, i priori delle contrade che si sono radunati, e tutto il popolo, il mondo delle contrade che, come dire, stanno come tutti gli altri, stanno soffrendo anche di questa mancanza di vita insieme, di vita di contrada. Ma io lo dico sempre e lo ripeto anche oggi, teniamo duro e torneremo a stare insieme nella maniera giusta. Auguriamocelo veramente in tutti i modi. E anche speriamo il prossimo anno di celebrare in maniera completa, potremmo dire così. Abbiamo fatto quasi tutto, ma in maniera parziale, piccola, ma con la collaborazione, con le idee di tutti, sono convinto che torneremo a fare una festa bellissima. Saluto e quindi ringrazio tutto il mondo degli operatori sanitari che abbiamo voluto ricordare, che già il diacono Pietro stamattina ha appunto ringraziato alla luce dell'offerta dell'olio che si era pensato quest'anno di affidare proprio a loro. A tutti quanti, a tutte le persone che hanno avuto a che fare, che hanno avuto contatto con la malattia, con i malati, che hanno prestato il loro servizio. In un modo, tutti gli altri, tutti quanti noi, ognuno a suo modo, nel suo piccolo, nella sua realtà, nella sua professione, ha fatto qualcosa per affrontare questa emergenza, questa epidemia, questa pandemia. E spero che questo ci lasci, come anche ho detto più volte, proprio la voglia di continuare a fare qualcosa di buono e di bello per
per il nostro popolo, per la nostra gente, gli uni per gli altri. E questo è e resta anche il messaggio profondo del Vangelo. Il brano di Vangelo che la liturgia oggi ci propone è quello di Giovanni. Siamo nel capitolo 15, ben noto, ben conosciuto come la vite e i tralci. Io sono la vite e voi siete i tralci. E Gesù dà delle indicazioni molto precise ai suoi discepoli, a chi lo ascoltava. Gesù parla di una comunione con lui che deve essere profonda, stabile, concreta. E per questo il Vangelo di Giovanni, chi conosce un po' il Vangelo sa che usa il verbo rimanere, che incontriamo più volte in tutto il contesto del brano. Una parola centrale. Dio è già in noi, noi siamo percorsi da Lui, non bisogna cercarlo. È qui, è dentro di noi, è nella nostra realtà, è nella nostra vita. Ci sono degli elementi oggettivi che danno forma e contenuto a questa comunione profonda con Lui. Secondo il Vangelo di Giovanni, rimanere e dimorare in Cristo vuol dire anzitutto dimorare nella sua parola, ascoltarla, farla propria, leggere e meditare assiduamente la parola di Dio e poi osservare i suoi comandamenti, perché chi osserva i suoi comandamenti, i miei comandamenti, dice Gesù, dimora in me, io in lui. E uno tra tutti che in qualche modo li sintetizza è il comandamento dell'amore. Sembra scontato, ma non lo è mai. Poi accostarsi all'Eucaristia, come ogni credente fa tutte le domeniche. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me, io in lui. Ricevendo Cristo, pane di vita, vengo assimilato a lui, divento come lui. Tra me e Gesù si realizza quel meraviglioso scambio. Lui mi dà la sua carne, io gli do la mia. Lui mi comunica la sua vita e io gli do la mia. E poi dimorare nella Chiesa. Il legame con Gesù implica un legame impegnativo e autorevole, anche col corpo di Cristo, la Chiesa, la comunità cristiana, un legame oggettivo, strutturale, non teorico. Perché l'appartenenza a Cristo, a Gesù, è qualcosa di fisico. Vuol dire appartenere al suo corpo che è la Chiesa, vivere, un legame oggettivo, concreto, un'esperienza tangibile di paternità, di fraternità, di consanguineità, che diventa una condivisione reale della vita. E anche rimanere, dimorare, significa accettare le potature. È un'operazione che Dio fa su di noi per il nostro bene, perché così ci concentriamo sull'essenziale. Ogni tralcio, dice il testo, dice il Vangelo di Giovanni, che porta frutto, lo pota perché porti ancora più frutto. È il germe di vita divina che abbiamo ricevuto fin dal giorno del battesimo, che si sviluppa in modo particolare attraverso la croce. Sì, ebbene sì, si tratta della potatura, una indispensabile condizione di fecondità, un gesto veramente necessario. E ognuno di noi, credo, se ci pensa realmente e profondamente, capisce, può comprendere che cosa significa e qual è il significato della sua sofferenza personale. Ognuno di noi ne ha una o più. Ognuno di noi ha una sua croce particolare, una sua situazione che lo fa soffrire nel tempo. Una spina nella carne, direbbe San Paolo in un famoso passo. Ognuno di noi ce l'ha. E allora rileggere questa croce, questa sofferenza particolare, insieme a tutte le altre, ci farà sicuramente capire che di quella sofferenza ognuno di noi ne ha bisogno per fare un passo avanti, per una purificazione vera, per un cammino serio. E allora la vita ci pota, sì, fa una potatura su di noi, delusioni, fatiche, malattie, periodi bui. Il più delle volte ci arrabbiamo, ci ribelliamo, ci intristiamo. Eppure l'accettazione serena delle contraddizioni della vita concentra, potremmo dire, quella linfa vitale della nostra vita stessa e ci permette di portare con più abbondanza il frutto dell'amore. Il Padre non ci pota per mortificarci, tantomeno per castigarci, ma per fortificarci e farci fruttificare. Il Signore, dice la Scrittura, corregge colui che ama. E allora questi tagli, anche dolorosi, a volte purificano la nostra vita e fanno scorrere con maggior freschezza la linfa dell'amore di Dio. Quindi l'unione con Gesù non è un vago e sporadico rapporto superficiale, no. Non è neanche un vago affetto, un sentimento che va e che viene, non è neanche una semplice illuminazione intellettuale, ma è vita concreta.
che mi permette di portare frutto e, come dicevo, soprattutto il frutto dell'amore. Il legame con Gesù è essenziale, forte, va oltre i nostri alti e bassi, le nostre buone o cattive condizioni. Ed è così che possiamo crescere e costruire una vita veramente vera, profonda. E ognuno di noi deve domandarsi qualche volta a che punto è, di questo cammino di comunione profonda, di vita con Gesù. E lo dico spesso, di fronte a delle pagine del Vangelo così dense, mi chiedo sempre, quando le leggevano i grandi santi, che cosa pensavano? Caterina davanti alla vita dei tralci, davanti a questo passo che avrà ascoltato, che avrà qualcuno gliel'avrà commentato, qualche predicatore, qualche prete, certamente è stata anche lei innestata in questa vite. Un percorso mirabile, l'abbiamo detto più volte, ce lo siamo detti anche questa mattina, poco fa, nell'incontro che abbiamo avuto lì nel santuario. È un percorso veramente straordinario, quello della fanciulla senese, nata nel 1347, 24esima figlia del tintore Jacopo di Monna Lapa, morta a Roma nel 1380, canonizzata da Pio II, Piccolomini, nel 1461, proclamata dottore della Chiesa da Paolo VI il 4 ottobre del 1970 e nel 1 ottobre del 99 compatrona d'Europa da Giovanni Paolo II. Un percorso che attraversa secoli di storia della Chiesa, che segna una crescente attualità del suo messaggio, proprio anche davanti alle prospettive che abbiamo noi, queste prospettive socioculturali dalle quali siamo circondati. È nata in un'epoca in cui senza dubbio non era facile essere donne, tra l'altro la loro nascita non veniva neanche annotata nei registri. Caterina ha rifiutato la vita mondana per darsi totalmente a Dio, per innestarsi in questa vite fin da bambina. 10 mesi dopo la sua nascita arriva a Siena la terribile peste nera, penetrata nel continente europeo nel 1347, che seminò morte e carestia in tutta Europa. Un morbo terribile che le porta via anche 2 sorelle, quindi il padre volle la 25esima figlia, che fu messa al mondo dalla mamma, dall'apa, ben in casa, senza fiatare. Le donne di fatto non avevano parola né istruzione, la loro giornata si svolgeva tra le faccende di casa e la vita di pietà. Ma per Caterina no, non era così, lei non ci stava, non c'è stata. Anche lei, sì, parlava poco all'inizio, se ne stava in disparte a costruire quella sua cella interiore dove incontrava Cristo, che a 6 anni le si era manifestato sul tetto del convento di San Domenico, qui sopra, sì, su in trono. E da lui riceve il dono di saper leggere e pochi anni prima della morte poi comincia a scrivere. Caterina subito dimostra di non essere una donna qualunque. Tutto intorno a lei sa di soprannaturale, di presenza continua e autentica di Gesù, che un giorno visitandola le disse: sai chi sei tu e sai chi sono io? Tu sei quella che non è, io invece colui che sono. Sono le donne sante rimaste vicine al crocifisso, ce lo dicono i racconti evangelici. Maria, mamma di Gesù, Maria Maddalena, le altre. E allora anche questo, nel tempo in cui Caterina è vissuta, si verifica qualcosa di simile. Proprio quando i successori degli apostoli si mostrano deboli, imperfetti, un piccolo gruppo di sante donne rimane assolutamente fedele a Gesù crocifisso. Come nella passione, sì, proprio come nella passione. Basta ricordare alcuni nomi: Santa Brigida di Svezia, morta a Roma nel 1373, Caterina, bene, Giovanna d'Arco, morta a Rouen nel 1431, Santa Francesca Romana, morta a Roma nel 1440. Tutte queste sante vivono una profonda vita mistica, sono delle contemplative ma senza nessuna clausura. Sono immerse nel mondo, nei problemi ecclesiali, politici del loro tempo, ma unite profondamente a Gesù crocifisso. E quindi sono vicine a ogni persona umana, con una libertà straordinaria di parole e di azione. Brigida e Francesca sono spose, madri, Caterina e Giovanni invece vergini consacrate. Ricordiamolo, lo sappiamo tutti, Caterina non è una religiosa, ma è una terziaria domenicana, quindi una laica consacrata. Donne che guidano gli uomini, anche i più grandi della Chiesa nel mondo, con l'atteggiamento forte e anche materno, come delle madri,
condividono la maternità di Maria sotto la croce. Come Caterina sostiene Papa Gregorio XI, Giovanna d'Arco sostiene il suo re Carlo VII. Sono le donne più forti e coraggiose che sostengono gli uomini più deboli. Santa Caterina è anche, ce lo siamo ricordati questa mattina, con patrona delle infermiere, riteneva che assistere gli ammalati, i poveri, che erano Gesù, Gesù sofferente, fosse il modo per trovarlo pienamente il Signore. E lei, lo sappiamo, fu attiva soprattutto nell'ospedale di Santa Maria della Scala, uno dei gioielli della nostra città. Questa istituzione accoglieva tantissimi pazienti affidate a quelle modeste cure mediche del tempo, ma soprattutto alla pietosa assistenza dei parenti, di qualche volontario. C'erano anche malati che nessuno assisteva perché o perché non avevano nessuno o perché magari avevano malattie contagiose da tenere lontano. E lei, la santa senese, si dedicò ad assistere in particolare quest'ultimo tipo di ammalati. Un'attività che durò tanto tempo, soprattutto in tempo di epidemie, quelle epidemie frequenti, micidiali. È un esempio che poi ha contagiato anche altri. Nelle testimonianze prodotte da chi poi ha scritto su di lei, emerge questa abnegazione con cui la santa si dedicava ai malati. Nel 1374 a Siena scoppia la peste bubbonica e il flagello della malattia aveva trasformato la casa di Caterina in un lazzaretto. Lei andava dovunque, di giorno, di notte, pronta a ogni richiamo. Anche il suo confessore, Raimondo da Capua, ne viene contagiato. Lui stesso più tardi racconterà gli avvenimenti, descrive i sintomi della malattia, poi la corsa disperata, sorretto da un altro frate fino alla casa di Caterina. La santa in quel momento non si trova in casa e quando rientra vede il suo confessore in quello stato. Si mette in ginocchio, prega, è convinta che solo in quel modo potrà aiutarlo. E allora fra Raimondo guarisce e in seguito raccontò che aveva avuto la sensazione di sentirsi strappar via dal corpo quella malattia, proprio come uno strappo, come una lacerazione. La preghiera ha ottenuto il suo risultato, come Papa Francesco ci ha chiesto di fare in questo mese di maggio, pregando insistentemente perché questo male sia allontanato, debellato. Caterina è ben certa e convinta che tutti possono diventare santi, perché a ognuno di noi è concesso il modo per diventarlo. Non si nasce santi, santi si diventa, accogliendo il dono stesso che Dio ci fa. E allora, cari fratelli e sorelle, cara comunità, possiamo dire che Santa Caterina è veramente un modello, un esempio, per un rinnovamento che non sia solo una giustatina superficiale, ma un rinnovamento profondo, radicato a partire da una profonda spiritualità che vede Gesù al centro, da un ardente spirito d'amore, da un amore verso tutte le persone, in particolare le più fragili, dato con coraggio e con misericordia, alla fine da una sofferenza con Gesù per le nostre proprie debolezze, le debolezze nella Chiesa. Impariamo da lei, da Santa Caterina, la contemplazione di Cristo crocifisso, per un intenso apostolato di amore per Gesù, per la Chiesa, che sempre, anche oggi, è da purificare e da rinnovare, continuamente, senza mai fermarsi, e ognuno di noi lo sa. Santa Caterina interceda per noi. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Caterina fu donna particolarmente innestata nella vite, nel tronco della vite che è Cristo, così con queste parole l'arcivescovo, il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice, ha introdotto la sua omelia. Caterina figura di una chiesa di ieri, di oggi e di sempre, che nel suo rimanere in Cristo può vivere quella speranza della risurrezione che oggi celebriamo in questi santi misteri. Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi su Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, dal Padre, origine di ogni dono perfetto, abbiamo ricevuto tanti benefici. Primo tra tutti la grazia della fede. Preghiamo perché ci renda capaci di testimoniarla con la coerenza della vita. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, Signore. La Chiesa di Cristo goda di vera pace su tutta la terra. Si consolidi e cammini nel timore del Signore con il conforto dello Spirito Santo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Nessun uomo ricada sotto le potenze del male, ma libero da ogni compromesso, per l'azione dello Spirito, cresca in umanità e grazia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. L'assemblea domenicale manifesti il vero volto della Chiesa, che nasce dall'ascolto della parola di Dio, si edifica nel banchetto eucaristico e cresce nella carità fraterna. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ogni cristiano, a immagine e somiglianza del Padre, abbia un cuore grande, lento all'ira e pronto al perdono. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Tutti noi, attingendo luce e forza da questa santa Eucaristia, cresciamo nella sequela di Cristo e camminiamo in novità di vita. Del terribile conflitto, il secondo conflitto mondiale, Papa Pio XII la volle insieme a San Francesco d'Assisi come compatrona d'Italia. Erano i due grandi santi testimoni della pace a distanza di un secolo e mezzo l'uno dall'altro, due protagonisti del Medioevo italiano, non solo appunto dal punto di vista religioso, mistico, spirituale, ma anche politico, sociale.
Pio XII li volle come compatroni d'Italia nel 1939, poi ha ripetuto l'arcivescovo. Nel 1970 Papa Paolo VI, il 4 di ottobre, proclamò la nostra Santa Senese come dottore della Chiesa, un privilegio singolare perché era la prima volta nella storia che questo titolo di dottore della Chiesa fosse conferito ad una donna. Furono le prime due donne a ricevere questo titolo da parte del Magistero Pontificio, cioè Santa Caterina, la nostra Santa Caterina da Siena, e Santa Teresa d'Avila, le prime due sante donne a ricevere questo titolo di dottore della Chiesa. E poi arriviamo al 1999, quando Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, la volle come compatrona del continente europeo. Già Paolo VI aveva proclamato San Benedetto da Norcia patrono d'Europa, e Papa Giovanni Paolo II volle aggiungere a San Benedetto altre cinque figure: due uomini che furono i due grandi apostoli dei popoli slavi, Santi Cirillo e Metodio, e tre donne, la nostra Santa Caterina da Siena, Santa Brigida di Svezia e la Santa Martire del nazismo, Santa Edith Stein, prima filosofa ebrea, poi convertitasi al cattolicesimo, monaca carmelitana, col nome di Santa Teresa Benedetta della Croce. Sei patroni d'Europa, fra i quali la nostra Santa Caterina, due patroni d'Italia, San Francesco d'Assisi e la nostra Santa Caterina, testimoni d'amore e di pace, come dice appunto il canto che sta intonando la Scuola Cantorum: dove la carità è vera, dove c'è la carità e l'amore, lì c'è Dio. E quindi possiamo dire che la presenza di Dio si è manifestata in maniera tutta particolare nella nostra Santa Caterina e nei santi patroni a lei associati, come difensori del nostro paese, della nostra patria e del nostro continente europeo. Pregate fratelli e sorelle perché, portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome e per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore. E soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi. E donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Oh,
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti chiese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in un momento. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, che diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Domenico, Santa Caterina e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Augusto Paolo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti
e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà di figli. Diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, che dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che regni nei secoli dei secoli. Amen. L'impegno che Caterina ci lascia tra gli altri è quello a vivere una pace reciproca, anzi a pacificarci con qualcuno con cui magari abbiamo concretamente litigato o discusso. Proviamoci, preghiamo qualche istante in silenzio, perché il Signore, per intercessione di Caterina, faccia a ciascuno di noi questo dono della riconciliazione e della pace. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Dell'Agnus Dei, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ci accingiamo al rito della Santa Comunione. Si comunicherà prima con l'espresso del sangue, del corpo del sangue di Cristo, Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo, poi con celebranti, infine la comunione sarà distribuita ai fedeli secondo le norme previste dal protocollo sanitario ancora in vigore. Siamo ancora l'epidemia, ahimè, in corso. Come diceva l'Arcivescovo, è un momento anche di preghiera per affidare le sorti della nostra umanità in questo momento così difficile a causa dell'epidemia ancora in corso e ancora in maniera terribilmente pericolosa per tante, tante popolazioni, compresa anche la nostra Europa, la nostra Italia. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Io sono la distribuzione della comunione avverrà come al solito, formando la processione. Due ministri saranno qui al centro, nella navata centrale,
un ministro in ogni transetto e uno giù in fondo al centro della basilica. Io sono la vite e voi i tralci, dice il Signore, chi rimane in me e coloro che ci seguono da casa e non hanno avuto possibilità di partecipare ad una celebrazione eucaristica e non avendo quindi ricevuto, diciamo insieme la preghiera della comunione spirituale, che non è sostitutiva chiaramente del mistero dell'Eucaristia, ma molte persone che ci seguono sono impedite per vari motivi alla partecipazione alla celebrazione eucaristica e quindi con questa preghiera rinnoviamo, se non altro, il desiderio di accostarci al Signore Gesù Cristo nel sacramento dell'Eucaristia, la preghiera della comunione spirituale secondo la versione celebre e tradizionale di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te. Al termine della celebrazione, il Cardinale Arcivescovo uscirà con la reliquia del dito di Santa Caterina e ripeterà il gesto della benedizione alla città, alla nostra Chiesa di Siena, all'Italia e all'Europa intera. Al mondo, possiamo dire, non siamo certamente esclusivi in questo senso. L'abbraccio e il messaggio di Santa Caterina arriva a tutto il mondo, veramente, come ebbe a ripetere l'arcivescovo nella solennità liturgica di Santa Caterina giovedì scorso al santuario, il 29 di aprile, giorno proprio della festa liturgica di Santa Caterina. Quando si parla di Caterina nel mondo si parla di Siena, non solo perché è il nome, l'appellativo con il quale essa è conosciuta, per differenziarla anche dall'altrettanto celebre ma ben più antica Santa Caterina d'Alessandria, la martire sapiente di Alessandria d'Egitto dei primi secoli del cristianesimo, di cui Caterina si vantava di portare il nome, era molto devota a Santa Caterina d'Alessandria. Caterina da Siena, quando si parla di Caterina, diceva l'arcivescovo, il cardinale, si parla di Siena, si parla di una città, si parla della nostra chiesa di Siena, la chiesa che appunto oggi è la varia rappresentanza territoriale che si estende per il vasto territorio dell'arcidiocesi di Siena,
un territorio composito che va dalla Valdelsa fino alle pendici grossetane della Miata, come più volte abbiamo ripetuto, un territorio poco popolato ma vastissimo geograficamente, soprattutto con una varietà enorme di tesori e di ricchezza dal punto di vista storico, artistico, ma anche soprattutto spirituale. Quante figure di santità insigne abbiamo anche nei luoghi, nelle città, nei paesi che fanno parte di questo vasto territorio. La settimana scorsa, il mercoledì 28 aprile, proprio la vigilia della festa liturgica di Santa Caterina da Siena, abbiamo fatto memoria anche del beato lucchese da Poggibonsi, il primo terziario francescano, quindi una presenza francescana molto forte. Caterina rappresenta la spiritualità domenicana, mentre questi grandi santi del nostro territorio spesso fanno riferimento alla spiritualità di San Francesco. Oltre al beato lucchese ci sono altre e tantissime testimonianze di insigne santità francescana. Pensiamo allo stesso San Bernardino, che fu il propugnatore dell'osservanza della riforma, della grande riforma nel XV secolo dell'ordine francescano, che ebbe proprio inizio anche dalla basilica dell'osservanza qui alla periferia orientale di Siena. Caterina è uno di quei santi, eppure, che unisce questo territorio così vasto, variegato e differenziato, perché con la sua presenza capillare, la sua testimonianza ebbe ad attraversarlo tutto. Sono celebri i suoi viaggi e le sue permanenze in Valdorcia, quando fu chiamata anche a fare un'opera pacificatrice presso la famiglia Salimbeni, che all'epoca era proprietaria della rocca di Tentennano, la rocca d'Orcia, in uno dei luoghi più suggestivi della Valdorcia, al meridione del territorio della nostra diocesi di Siena, ma andando anche al nord, a Firenze, spesso chiamata anche a fare opera di pacificazione sociale. Santa Caterina ha attraversato i territori del Chianti, della Valdelsa. Sono molti toponimi che fanno riferimento appunto alla sua presenza, ad un suo passaggio. I luoghi anche periferici dei nostri paesi e delle nostre città, del territorio della diocesi, che portano il nome appunto di Santa Caterina, come luoghi dove si fa memoria, almeno se non altro popolare, nella cultura popolare, di un suo passaggio e di una sua permanenza. Veramente, oltre al culto mariano, alla Beata Vergine Maria, la figura di Caterina è una delle figure che più riunisce in un'unica identità il variegatissimo e ricchissimo e differenziatissimo territorio della nostra città. La celebrazione volge al termine. Riceveremo adesso la benedizione con la reliquia di Santa Caterina, qui noi presenti a questa solenne concelebrazione in Basilica. Dopo il congedo chiediamo di rimanere tutti ai vostri posti, perché poi con il Cardinale usciremo, i concelebranti, usciremo sul sagrato della Basilica e con il dito verrà impartita la solenne benedizione alla città. Rimaniamo dunque fermi ai propri posti e aspettiamo poi che saremo rientrati con la reliquia per la processione di uscita, per capirsi, e poi potremo lasciare la Basilica. È stato dato l'annuncio, come avete sentito, della benedizione, un rito della benedizione alla città, alla diocesi, all'Italia, all'Europa e al mondo intero, che solitamente era collocato nel pomeriggio in Piazza del Campo, alla presenza delle forze armate, delle contrade e delle varie rappresentanze della Chiesa senese. Purtroppo il rito è stato sostituito e sospeso per i motivi ben noti, dovuti appunto all'epidemia in corso. Ecco, fa ingresso all'altare il reliquiario portato dai frati domenicani, dalle mani del priore della Basilica della Comunità Domenicana di Siena, padre Alfredo Scarciglia. La reliquia, l'insigne reliquia del dito di Santa Caterina, viene portata sull'altare. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E poi appunto verrà portata sul sagrato in via del tutto eccezionale per il rito della benedizione, che tradizionalmente era collocato nel pomeriggio in Piazza del Campo. E
allora un carissimo saluto e un ringraziamento a tutti quanti voi che avete partecipato, che avete vissuto questa festa di Santa Caterina, veramente per un cammino che proceda sereno, più possibile gioioso e che rapidamente ci riporti alla vita ordinaria, alla vita ricca di incontri, ricca di tante cose belle che ci sono e ci saranno. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Santa Caterina da Siena, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Caterina la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Santa Caterina ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, per intercessione di Santa Caterina da Siena, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Buona festa a tutti. Ecco, al suono delle chiarine esce la reliquia scortata dai ministri dell'altare che si recheranno sul sagrato della Basilica Cateriniana di San Domenico. Dal sagrato, Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo impartirà con la reliquia del dito di Santa Caterina, una delle reliquie conservate qui nella Basilica di San Domenico in Siena, impartirà la benedizione alla città, alla chiesa di Siena, al mondo intero, ricordando appunto in maniera particolare il patronato di Santa Caterina sulla nostra nazione, sulla nostra patria italiana e sul continente europeo. Fanno uscita dietro al corteo religioso anche il corteo civile, escono i trombetti di palazzo con le sei chiarine che hanno allietato questa celebrazione, ricordandoci anche i momenti più alti e più solenni della nostra identità cittadina, anche con un pizzico di nostalgia in riferimento alle grandi feste estive in onore della Madonna, la festa di Provenzano, la festa dell'Assunta, in cui nel cerimoniale che poi trova la sua massima manifestazione nel rito laico, profano, allo stesso tempo religioso del palio, sono i suoni che accompagnano con brivido e trepidazione questi momenti che mancano e mancheranno ancora purtroppo per un po' di tempo. Esce la balzana, lo stemma di Siena, esce il labaro del magistrato delle contrade che si schiereranno sul sagrato della basilica appunto per sottolineare la solennità di questo momento di benedizione alla città intera di Siena, la chiesa di Siena, la diocesi di Siena, al mondo intero. Ecco l'arcivescovo che alza la reliquia in segno benedicente. Rivolgendosi ai quattro punti cardinali, così come prevede l'antica consuetudine del rito liturgico, benedice, accompagnato come sentite dal suono delle chiarine ancora una volta. Stagione poco clemente richiama eppure ad un vento dello spirito che ha soffiato in maniera particolare proprio nel momento in cui l'arcivescovo ha esposto la reliquia
ai quattro punti cardinali. Un vento che richiama forse davvero il vento dello spirito, quello spirito che mette il fuoco dell'amore, l'ardore dell'amore e della carità nei cuori anche dei più semplici, come di Santa Caterina, una donna debole, fragile del XIV secolo, che già per la condizione femminile sarebbe stata enormemente penalizzata, eppure uno dei testimoni più monumentali di quella grande epoca che fu il 300 senese. Quel vento dello spirito che mette il fuoco nei cuori, che come lei stessa ebbe da dire, se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco all'Italia, un fuoco di passione, un fuoco d'amore, un fuoco di dedizione a quel bene comune che tanto ella, pur nella sua brevissima vita, Santa Caterina, come ci ha ricordato l'arcivescovo, visse per 33 anni, quella testimonianza appunto di fuoco, di amore, di carità e di dedizione al bene comune, che Caterina pur nella sua brevissima vita ha perfettamente sintetizzato. Ora i ministri rientrano in sacrestia e termina qui la celebrazione, questa santa messa nella quinta domenica di Pasqua, e quel cardinale arcivescovo che rende omaggio un'ultima volta alla reliquia di Santa Caterina, inchinandosi e pregando brevemente in silenzio davanti alla cappella della Sacra Testa, dove è stata riposta la reliquia del dito insieme a quella della Sacra Testa, nel sacello reliquiario appunto delle più insigni reliquie della Santa qui nella nostra Siena, e ora fa rientro in sacrestia. Termina, dicevamo, appunto la Santa Messa nella quinta domenica di Pasqua in onore di Santa Caterina, in questa occasione delle celebrazioni cateriniane, quest'anno con un rituale, con degli appuntamenti di gran lunga inferiori rispetto a quella che è la tradizione di queste feste, però non certamente meno sentite, anche dopo l'essersi resi orfani lo scorso anno di queste celebrazioni. Nel 2020 non fu possibile celebrarle, e questo forse ha fatto riscoprire a questa città, a questa chiesa di Siena, anche la voglia, il desiderio, la mancanza di questi momenti di profonda identità civica ed ecclesiale allo stesso tempo. Chissà che tante volte quando le cose mancano se ne capisce il valore, quando siamo abituati troppo ad averle vengono sottovalutate. Sicuramente la partecipazione anche del popolo di Dio, dei senesi e non, e di tutti i fedeli presenti oggi in Basilica, pur nei normali distanziamenti e nell'obbedienza a tutte le norme, a tutte le regole, c'è stata una bella partecipazione, una bella risposta, forse davvero dovuta anche alla mancanza che l'anno scorso abbiamo sofferto di questi momenti in onore della nostra Santa Caterina. Ci fu solo una messa celebrata con poche persone dall'arcivescovo in Basilica, al termine della quale ancora una volta egli ebbe a benedire con la reliquia della sacra del dito, ma niente di più. Oggi si è rinnovato, anche se in forma ridotta, ma si è rinnovata l'antica e bella tradizione delle nostre feste cateriniane. Oggi 2 maggio, anniversario delle solenni esequie di Santa Caterina nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva, abbiamo accolto in questa celebrazione il messaggio del Vangelo del Signore: io sono la vite, voi i tralci. E Caterina è stata sicuramente una delle più insigni testimoni nel suo tempo e ancora oggi di questo suo essere radicata in Cristo come il tralcio alla vite. È così che la Chiesa porta molto frutto, è così che ci insegna Santa Caterina, alla cui intercessione affidiamo la nostra Chiesa di Siena, l'Italia intera, l'Europa e tutti coloro che si sono prodigati in maniera particolare per combattere in questo anno, più di un anno, questa terribile epidemia in corso ancora. L'intercessione di Santa Caterina dia forza, speranza a tutti e l'augurio di una buona domenica e la benedizione del Signore per intercessione della nostra Santa Caterina, compatrona d'Italia, d'Europa, dottore della Chiesa. Una buona domenica a tutti.
Thank you.